Ciao, sono Letizia, sono del Comitato Novese del Terzo Valico. Si sente? Okay. E niente, mi sono preparato un intervento, lo leggo perché non ho mai parlato di pubblico. Allora, quindi niente, intervengo per insistere sull'importanza fondamentale di partecipare a questo bellissimo momento di condivisione che stanno vivendo i cittadini del movimento contro il Terzo Valico. A mio avviso dobbiamo vivere questo momento di difesa della nostra terra, difesa del nostro welfare, del nostro futuro, della nostra libertà con gioia, partecipazione e condivisione. La gioia di poter vivere nel presente reale e non nel presente mediatico. La gioia di poter difendere la vita delle persone, la nostra terra e l'ambiente che ci circonda. La gioia del sapere di essere dalla parte del giusto, perché ci si schiera dalla parte dell'umano. Ricordo una frase pronunciata da un immigrato che fu protagonista delle rivolte di Rosarno. Quest'uomo disse: non possiamo stare seduti qui senza cercare qualcosa da mangiare. Allo stesso modo io direi che noi non possiamo stare fermi qui senza cercare di fare qualcosa per difendere il nostro territorio, territorio che sarà usurpato dai lavori, senza difendere la salute dei nostri figli, salute che sarà minacciata dalla dispersione già consistente in questa provincia di sostanze nocive all'atmosfera. Senza difendere i soldi delle nostre tasse, soldi che vengono già da troppi anni usati in modo criminoso. Siamo arrabbiati, tutti i cittadini sono arrabbiati per varie cose. È la rabbia che si somma al dolore e si sente nell'aria. È la rabbia e il dolore che si prova talvolta nel vedere che ci stanno togliendo man mano tutti i diritti. È la rabbia e il dolore che ci viene vedendo che i nostri servizi pubblici non funzionano per mancanza di fondi, per arretratezza e incompetenza, la rabbia e il dolore di non poter più arrivare alla fine del mese, la rabbia e il dolore degli operai che vanno a lavoro e non sanno se torneranno a casa vivi, come è successo il 7 giugno all'Ilva di Novi, la rabbia e il dolore dei cinquantenni che non possono più dare un futuro ai loro figli, la rabbia e il dolore dei trentenni che non possono farsi una famiglia, comprarsi una casa e neanche avere una macchina. La rabbia e il dolore dei ventenni, ai quali non spettano più neanche le briciole di un sistema che con fatica ci hanno consegnato i nostri padri. Non si può più vivere in queste condizioni e vedere sperpere la ricchezza in mano a chi ci comanda. Non possiamo continuare a permettere agli incompetenti di prenderci in giro. Proprio per la nostra già precaria condizione di vita, per rispetto a chi ha lottato prima di noi, per chi verrà dopo di noi e per noi stessi, non possiamo stare zitti e sentirci dire che il Terzo Valico porterà lavoro e sviluppo. Lavoro e sviluppo economico. Non possiamo sentirci dire che il Terzo Valico risolverà i nostri problemi. La verità è che l'amianto, le polveri sottili disperse nell'ambiente colpiranno tutti. La spesa pubblica peserà sulle spalle di tutti. Le conseguenze del prosciugamento delle nostre falde acquifere sarà un affare di tutti. La riduzione del nostro territorio coltivabile è già sotto gli occhi di tutti e il Terzo Valico leverà ancora più spazio alla natura che si trasformerà in cemento. Non elaboriamo questa rabbia e questo dolore in solitudine. Non trasformiamo questa rabbia in frustrazione adagiandosi su tanto non cambia nulla, tanto lo fanno lo stesso. Non stiamo in casa nella nostra tranquillità familiare, lavorando dolore, indifferenza e cecità. Riscopriamo il piacere del divenire collettività, dell'inclusione, dello stare assieme. Occupiamoci del nostro territorio, della nostra terra, del nostro presente, allo stesso modo in cui ci occupiamo della nostra casa. Perché il territorio che ci circonda è il nostro, la vita è nostra, il futuro è nostro e dobbiamo riprenderci ciò che ci hanno rubato. Occupiamoci di ciò che ci appartiene. Non restiamo chiusi in noi stessi cercando di evitare i problemi che in un modo o in un altro ci raggiungeranno. Usciamo e incontriamoci, sincronizziamo i nostri passi, riprendiamoci la libertà del poter essere, del poter decidere di sé collettivamente, del poter fare a meno di dipendere.
Ma per poter fare questo affermiamo che bisogna sapersi organizzare. Per questo ci riuniamo, parliamo, scriviamo, volantiniamo, immaginiamo, lottiamo e soprattutto ci riscopriamo. Da prima ci siamo riscoperti prigionieri di un sistema che in tutti i modi ha tentato di farci provare paura, che ci ha assopito, ammortizzato, che ci ha tenuto in solitudine e demotivato, che ci ha illuso che la resistenza non esiste o è cattiva, che ci ha illuso che l'unica strada possibile è la passività. Poi in un secondo tempo riscopriamo quella rabbia che, provata insieme e condivisa, elabora strategie di libertà e progetti di liberazione. Divergiamo e divertiamoci, protestiamo e diciamo ciò che pensiamo, reinventiamoci nuove pratiche di contestazione, canalizziamo positivamente la nostra rabbia, liberiamoci nella difesa della nostra terra, battiamo il nostro tempo, testimoniamo decidendo insieme i prossimi passi.